Ecco l'acqua che scorre, fresca, e ci dona freschezza, ci dona straordinari colori, che sono tutti sulle sfumature del verde, più o meno. Ma in questo verde ci sono anche i gialli, ci sono i blu, ci sono certamente i bianchi. E tutto insieme, c'è anche un po' di magenta, di rosso, e tutto insieme costituisce lo spettacolo assoluto della natura. Quando mi chiedono qual è il quadro più bello che ti piace, beh, certamente questo paesaggio, per esempio, no? Ma viene in mente quest'oggi, in questa giornata così calda, un'opportunità straordinaria per noi che abitiamo nel nord-est italiano di poter avere dei piccoli laghetti a pochi chilometri da casa, poter arrivare serenamente con l'opportunità di poter godere di questa freschezza. Mi viene in mente, ecco, vedendo questa acqua che scorre, il concetto ancora dei Maya. I Maya prevedono una struttura circolare dell'esistenza, cioè non come noi che la vediamo in linea retta, quasi come un cammino che inizia con il primo vagito e finisce con l'ultima sistole, l'ultima diastole del nostro cuore su un letto di morte. No, non è così per i e poi teoricamente chi crede naturalmente ha l'opportunità di pensare che vi sia un'altra dimensione dopo la morte, quindi cosiddetto al di là, che però è terrifico perché ci hanno infuso, soprattutto dopo la riforma tridentina, già con l'avvento di Paolo, poi di Costantino e quindi della riforma tridentina, ci hanno messo in testa il concetto del giudizio punitivo, no? Poi lo ha arricchito naturalmente l'immenso Dante, eccetera. Ma questo senso dell'andare verso una meta, che in questo caso è certamente la morte, non esisteva per il concetto Maya, perché per i Maya l'andamento esistenziale è circolatorio, quindi molto probabilmente dando ragione a Schopenhauer che sostiene che morire è solo finire di nascere. Quindi potrebbe essere che colui che nasce ha la stessa ontologia, cioè la stessa essenza di colui che muore. Quindi l'esatto istante in cui si nasce è l'esatto istante in cui si muore, quindi completando il cerchio esistenziale. È talmente vero questo che avremo la prova della dimenticanza dei 9 mesi. Cioè noi tutti ce lo dicono, la scienza ce lo dice, la memoria dei nostri genitori ce lo dicono. Siamo stati 9 mesi dentro il ventre di una donna, nostra madre, eppure nessuno di noi si ricorda quel tempo. Ed è incredibile perché è un tempo recente, soprattutto quando si ha il primo concetto di morte, cioè in fase adolescenziale. Dovremmo riuscire a ricordare come una spes definitiva, come una speranza definitiva, quel tempo andato che corrisponderebbe a un tempo futuro, cioè un tempo della non conoscenza. Allora, questo tempo per i Maya prevede quindi che se è un tempo circolatorio, il passato non è indietro, come l'orribile storia portataci da alcuni autori che io ho odiato profondamente, come Marcel Proust, no? Con la recherche du temps perdu, che è veramente la piaga che ci porta alla disperazione, leggere quel librone gigantesco che porta ad essere patologicamente nostalgici, accumulatori, folli legati al passato come una gallina alla catena di un albero legata alla zampa. Ebbene, no, per i Maya e anche per i Greci, con il Panterei, e tutto scorre.
Quindi questo fiume che ci porta via il tempo, ci fa capire che hanno ragione i Maya, cioè non è vero che il passato è dietro, perché semmai il futuro è dietro, perché tutta l'acqua che scorre, che vedete in questo momento, che inesorabilmente non può tornare indietro, e quindi è tutto il tempo che sta passando inesorabile, ecco, di questo 12 agosto 2020, ebbene, quel tempo sta passando davanti a me e il futuro è dietro, cioè l'acqua che non vedo è dietro e il passato è davanti. Quindi l'esatto contrario di quello che ci hanno inculcato nella testa e che costituisce gran parte della nostra pena esistenziale. Pensare che il passato sia dietro di noi e il futuro sia davanti, è l'esatto contrario. Ecco perché stiamo male, perché consideriamo l'esatto opposto di ciò che realmente siamo. E voi sapete che l'esaltazione del contrario è arimanica, o per dirlo in modo che possa comprenderlo chiunque, è luciferina. Quindi certamente ci fa stare male una concezione esistenziale che è esattamente all'opposto. Quindi è bello concentrarsi sul fatto che invece il futuro stia per arrivare e sia dietro di noi quell'acqua che stiamo per vedere e che non conosciamo e che può essere anche una meravigliosa novità.